Direttore, nel suo discorso ufficiale ha parlato del carcere di Imperia, di cui si sta occupando maggiormente negli ultimi mesi. Quali sono i principali problemi? Qual è la realtà del carcere di Imperia ad oggi? I problemi principali sono intanto la struttura che non è adeguata al personale che ci viene consegnato, che ci viene portato su un territorio che siamo circa 100 km di costa. Teniamo conto che il carcere di Imperia ha competenza territoriale da Finale Ligure sino al confine di Stato. Questo vuol dire che non è assolutamente adeguato a quello, dal punto di vista strutturale, a quelli che sono gli ingressi che quotidianamente abbiamo. Teniamo conto che nel corso anno 2018 abbiamo avuto circa 370 ingressi dalla libertà, cosa questa che per la struttura, la dimensione della struttura non è assolutamente in grado di poter ricevere. Infatti sono stati richiesti diversissimi sfollamenti. Negli ultimi 9 mesi abbiamo richiesto ben 12 sfollamenti, 12 richieste di sfollamento. E diventa urgente a questo punto, importante, reperire un sito, un terreno dove pensare di poter fare una struttura adeguata alla ricettività che Impero ormai è chiamata a svolgere. C'è una scommessa perché il commissario Zagarella ha riferito dell'impegno di lavoro che c'è ad Imperia. Ecco, Imperia ha bisogno di un altro istituto. Imperia non è più in grado di poter funzionare con l'istituto di dimensioni ridotte, qual è quello che c'è attualmente. Teniamo conto che abbiamo una realtà tra 60-70 persone, quando mediamente siamo intorno ai 90-100 detenuti. Ma non è tanto questo, perché è piccolo come struttura, ma grande a livello di ricezione.